ragazzi e benvenuti in questo video. Milinkovic-Savic ha un accordo con la Juventus. Questa è l'indiscrezione lanciata da Gianluca Di Marzio direttamente a Sky ieri sera. Notizia ovviamente viral sul web dopo pochi minuti, notizia che oggi invece volevo parlarne io in questo nuovo video. Milinkovic-Savic ha un accordo con la Juventus. Vero o falso? Vero ragazzi, perché è un giocatore che è stato cercato nel passato recente dalla vecchia signora. Adesso ovviamente questo affare si può fare per due motivi. Uno, che è molto probabilmente il nuovo possibile allenatore della Juventus, come ho parlato oggi, ieri, anzi nel video in cui ho parlato del possibile identikit del nuovo allenatore della Juventus, potrebbe essere Simone Inzaghi. Inzaghi che è l'attuale allenatore di Milinkovic-Savic e lo porterebbe molto volentieri, ovviamente, a Torino. Milinkovic-Savic poi non viene da una stagione in cui ha dimostrato sicuramente quel salto di qualità che tutti si aspettavano. Sì, ha vinto il premio come miglior centrocampista della Serie A, però ovviamente ha deluso le grandi aspettative che si erano riportate su questo giocatore, che l'anno scorso ha avuto un boom per quanto riguarda, diciamo, il salto di qualità, che però questo anno non ha, diciamo, rispettato le attese, almeno per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto tecnico. Secondo me Milinkovic-Savic questo anno ha un po' deluso, secondo mio parere. Poi comunque stiamo parlando anche di un giocatore in cui la Lazio potrebbe comunque investirci per rifare la squadra. 100-120 milioni, questo si parla della cifra che la Juventus pagherebbe per avere il talento serbo, perché lo Tito ovviamente non c'è ancora l'accordo ovviamente tra la Juventus e la Lazio. Si è parlato di 80, si è parlato di 75, si è parlato di 70. Gianluca Di Marzio ha detto: io non so quanto potrebbe valere questo accordo, però in questo momento so una cosa, che c'è un accordo tra il giocatore e la società Juventus. Questo è importantissimo, la Juventus ha messo un paletto su questo giocatore e quindi molto probabilmente in estate potrebbe andare, diciamo, a concludersi questa trattativa. Però prima bisogna trovare un accordo tra le due società che non si amano quindi facilmente, quindi sarà difficile trovare un accordo tra le due società. Lo Tito ha sparato alto, 120 milioni per il giocatore, prendere o lasciare. Anche l'anno scorso fece lo stesso con il Real Madrid, che offrì una cifra intorno ai 80 milioni e venne subito rifiutata perché lo Tito aveva sparato 100 milioni per il talento serbo. Quindi quest'estate questa, diciamo, tiritera potrebbe comunque rifarsi, perché ovviamente lo Tito vuole guadagnarci abbastanza, anche forse più del dovuto, su questo giocatore in cui ha investito veramente tantissimo. Però dico sempre un però, questo giocatore potrebbe anche essere l'identikit perfetto per l'arrivo in bianconero di José Mourinho. Voi in questo momento starete ridendo, José Mourinho alla Juventus. Non ho già parlato oggi nel video in cui ho parlato del possibile nuovo allenatore della Juventus? Sì, perché ragazzi, dopo l'arrivo di Antonio Conte all'Inter, cosa che si dovrebbe concretizzare nel fine settimana oppure all'inizio settimana prossima, ecco che l'altra parte del derby d'Italia, parliamo tra Juventus e Inter, potrebbe essere José Mourinho alla Juventus. Un derby d'Italia rovesciato, mi verrebbe da dire, perché prima eravamo certi, Antonio Conte finisce la Juventus, José Mourinho invece viene di ritorno all'Inter, quindi comunque due ritorni graditi anche alle piazze. Invece adesso sembra l'incontrario che potrebbe succedere: José Mourinho alla Juventus e invece, per quanto riguarda Antonio Conte, invece all'Inter. E questo è l'identikit perfetto per Mourinho. Mourinho gioca sempre con un giocatore molto fisico a centrocampo, lo ha fatto all'Inter, lo ha fatto al Chelsea, lo ha fatto ovviamente a Manchester United, l'ho sempre fatto, e ovviamente un giocatore come Milinkovic-Savic sarebbe la causa del portoghese. Questo è un giocatore comunque dalle qualità stratosferiche, cioè non c'è veramente nulla da dire, quindi un accordo, un possibile accordo tra la Juventus e il giocatore a me veramente fa molto piacere. Quindi staremo a vedere comunque come va avanti, come andrà avanti questa trattativa. Io ovviamente vi aggiornerò e vi aggiorno anche sull'altra notizia della giornata, sul possibile incontro a Milano tra Pep Guardiola e Fabio Paratici. Sembra che i due si siano incontrati e abbiano discusso su possibile trattativa per portare il miglior allenatore, lo dico tranquillamente, il miglior allenatore al mondo alla Juventus come nuovo possibile sostituto di Massimiliano Allegri. Staremo a vedere. Comunque questa notizia è veramente importante, lanciata da Radio Sportiva. C'è già l'accordo, secondo Radio Sportiva, 4 anni di contratto per
l'attuale allenatore del Manchester City, che vesterebbe il bianco-nero per i prossimi 4 anni. Staremo a vedere. Comunque, in questi giorni veramente ne stiamo sentendo di tutti i colori. Milinkovic-Savic, ripeto, ha un accordo con i bianconeri. Staremo a vedere se in estate si concretizzerà questo affare. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.